istruzione, innovazione, cittadinanza attiva, incontro col territorio, crescita, inclusione, creatività. L'ELSA è progettualità, sicurezza. L'ELSA è accoglienza. L'ELSA è intraprendenza. L'ELSA è collaborazione. L'ELSA è condivisione. L'ELSA è un mondo di scoperte. L'ELSA è turismo e territorio. L'ELSA Morante è la liberté d'être soi-même. L'ELSA è semplicemente per te. Join us for a better future. Vieni all'ELSA con noi! So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Flooring Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Si cercano notizie di Alessandro Venturelli, ventenne di Sassuolo, che si è allontanato da casa sabato pomeriggio. Il giovane indossa un paio di pantaloni da ginnastica grigi, una felpa con cappuccio, una giacca di lana cotta beige, un piumino blu scuro e ha con sé uno zainetto di pelle nero. In caso di avvistamenti, contattare il commissariato di polizia di Sassuolo o chiamare i numeri 338-5417-548 e 348-3104-813. Il sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, lancia un appello direttamente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, chiedendo che venga mantenuta la promessa relativa alla partenza dei lavori della bretella. Ecco le parole del primo cittadino al nostro microfono. Paolo De Micheli, che incontrai all'inaugurazione della Fiera di Bologna, aveva chiaramente promesso che la bretella sarebbe partita nel giro di pochissimo tempo. Sono già passati dei mesi e non vorrei che passassero degli anni prima che questa opera molto importante parta. Io ci avevo creduto, mi ero illuso, c'eravamo illusi tutti, però i fatti ci stanno dicendo delle cose contrarie, insomma. Io immagino che ormai non sia più un problema tecnico, perché i soldi ci sono, chi la realizza c'è tutto, e è un problema politico. Secondo me la ministra, che reputo una persona seria, è sotto scacco dei 5 Stelle, di Toninelli e di Lanzi. Questo è un mio pensiero, perché i 5 Stelle, come sappiamo, insomma, si sono opposti da sempre all'opera e non vogliono venga realizzata. Io chiederei alla ministra un atto di responsabilità e anche di coraggio. Al mondo bisogna avere coraggio. Se mi ascolta o mi ascolterà, le dico: Paola, firma il progetto, ne abbiamo bisogno. Un progetto importante, un progetto che tutto il distretto ceramico attende. Una infrastruttura così importante farebbe sì e che il distretto ne beneficiasse in fatto anche di competitività sui mercati, perché un conto è venire a Sassuolo per un autotrasportatore e impiegare un'ora da Modena Nord, un conto è invece impiegare pochi minuti, quindi il tempo risparmiato è tutto denaro risparmiato. Quindi mi auguro che al di là di tutto questa opera vada avanti anche in tempi brevi. Lei sarebbe anche disposto ad ospitare il ministro per un incontro col territorio nel momento in cui firma? Sì, sarebbe una cosa molto bella, anzi invito il ministro a venire a Sassuolo e a dirci che ha firmato il progetto. Confindustria Ceramica sarebbe felicissima, sarebbe felice tutta la città e si potrebbe anche festeggiare. Forza ministro, che ti aspettiamo.
Piazza Garibaldi indossa il suo abito migliore in vista delle festività natalizie. Ieri pomeriggio, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, i coparroci delle unità pastorali Sassuolo Centro e Sassuolo Nord, Don Carlo Menozzi e Don Patrick Balena, dal balcone del campanone hanno recitato la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine Maria, mentre il sindaco ha deposto una corona di fiori in grembo alla statua della Madonna. Poco più tardi, Piazza Piccola si è illuminata con l'accensione dell'albero e delle luci di Natale. A breve, sui nostri canali social, un servizio proprio dedicato all'accensione delle luminarie. È stata rinviata domani, a causa del maltempo, l'avvio delle operazioni di piantumazione di 35 nuovi pioppi cipressini nel cannocchiale ducale. I nuovi alberi andranno a sostituire i 25 che a maggio furono abbattuti a seguito di un'apposita indagine perché ammalorati e dichiarati pericolosi. Le operazioni di piantumazione che partiranno domani restituiranno al viale il suo disegno originale. E ora passiamo allo sport. Finale di stagione amaro all'autodromo di Vallelunga per Edoardo Barbolini. Il pilota sassolese non è riuscito a portare a termine gara 1 a causa della rottura di un semiasse. Dopo una partenza di gara 2 in regime di safety car, Barbolini, scattato in 17esima posizione a causa del ritiro in gara 1, ha provato a recuperare terreno raggiungendo la 7ª posizione, prima della sospensione della corsa al 4º giro per un incidente tra due vetture. Il driver del team BF Motorsport chiude il campionato Coppa Italia Turismo al 4º posto assoluto. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG, è tutto. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buona serata.